Quanto la pagano, Dario? Me lo rivela? Un ordine di grandezza. No, cioè, se fa orario normale invece della notte, quanto la pagano in meno? Un ordine di grandezza. A piedi sono 100 euro di dormire. Ma quanto quante ore fa? 40, 36? No, faccio 28 a settimana. Ah, poco? Come mai? È un misto da contatti. Quanti anni ha? 85 anni. È contento? Ma sì, non mi lamento. Mi dice l'orario della notte, che orario fa? Dalle 10 alle 7. Ma lo fa volentieri, le pesa? Fidanzato, sposato? Sì, fidanzato. Come si vive da non magro come noi? Da non magro ci sono più. Eh? Ma così? Da non magro? Io e lei non siamo magrissimi. Cioè di... Le cambio la domanda, vuol mettere se lei fosse più magro o muscoloso avrebbe delle chance con quella bionda Asia Volos, quella di prima? Ma magari non è più genere. Eh? Magari non è più genere. No, beh, problema. Ma non lo so, Quanti anni sono che fa questo lavoro? 12 anni. Ah, quindi tanto, sempre qua? Contento quindi, sì. 31, che ha fatto video sono 6. Ma tutto questo, no? Complimenti. In tutto questo, lei cosa ci mette di suo? Niente? Cioè nel senso, gli arredi, tutto. Tutto questo è l'azienda. Sì, l'azienda. Io metto me stesso a servizio del cliente. Però dico la grafica, tutto questo, è tutto il posto, è tutto. Cioè, il cliente decide di mettere la bella verde a destra, la gialla a sinistra. No, è quella lì una nostra, diciamo, una scelta nostra. Ma dico, tutto quello che c'è, no? È imposto dall'azienda. Lo zenzero, ad esempio, che è una roba particolare. Sono tutte robe dell'azienda? Sì. Robe dell'azienda. Cos'è questo? È Chef Express? E Chef Express questo, sì. Devo dire ad esempio che alcuni gelati costano poco, stranamente. Sì, 1,20. Ce l'ha un cucchiaino di ferro? Grazie. No, no, di ferro. Sono più comodo col ferro. Ma poi invece la roba sapate che io non ho mangiato prima, ma... Non ha una vetrina, non ha la vetrina salata, strano. Guardi, io non, a me non serve, però di solito è piena di. Come mangia quest'altro? Hanno mangiato loro? Bravo. Ho avuto una galleria di. Non era calcolato. Allora aspetti che sono appeso. Lei. Sì, guarda, lei mi ha chiesto le foto, aspetta, eh. Allora. Mi faccia sapere. Volley, lei deve cercare, io lo cerco ma magari mettono domani. Volley Moco Conegliano, qua siamo a Ro Sud, eh? Ma secondo me è difficile che venga fuori, eh? Ma proprio con la scritta così. Ho sbagliato proprio a non seguire il pullman, perché ho detto non vado. No, è che l'ho visto mangiare lì. Sono state lì anche tardi. Poi è tardi, ho pensato. Vanno a prendere la polizia. Ho chiesto, c'è qualcosa, ma mi dicono di no, perché non voglio che faccia io. Ma non pensavo che si fermassero così presto. Avevano appena cenato. Ecco, adesso invece gliele, se le può vedere, lei scrive i Moco Conegliano, se le vede tutte, con belle foto, le riconosce tutte. Sì. Quella alta potrebbe essere, sì, beh, ma ha detto che era la capitana?
prenda lei, Dario. Prenda il suo pedale, tranquillo. Allora, vediamo. Sono una macchina adesso. Io scrivo il morbo come il chiamo o vuole? Volle il morbo come il chiamo. Assolutamente. Sì, volle come il chiamo. Respirate. Vediamo un po' come lo vuole. Come la peruvia. Ok. Immagini. Faccio vedere, vediamo se è fuori qua. Quindi non ha chiesto la foto di autore. Ma parlavamo in inglese.